Riposo! Quando faccio la tiri, la testa fa anche così, guardate. Ah, tiri! Riposo! Ah, tiri! Saluto! Ok, chi è che fa la presentazione? Vai, devi prima dare gli ordini a loro, attenti, riposo! Poi... Ah, sì. Ragazzi sono pronti per l'allenamento, I ragazzi sono pronti per l'allenamento. Allora si parte. Ok, dai, riposo. Ma che riposo? Di notte, buonanotte. Ok, allora piccolo discorso. Piccolo discorso, velocissimi. Parole. Ok. Allora. Vediamo parole inglesi, iniziamo da una parola inglese, mindfulness. Cosa vuol dire? Devi stare concentrato su quello che fai. A scuola sei concentrato a scuola, allenamento sei concentrato allenamento. Quindi, ricordiamo, provate a ripetere mindfulness. Mindfulness. Quindi sto concentrato su quello che faccio. Poi, valore educativo della panchina. Chi disturba lo mettiamo in panchina seduto a riflettere e guarda. Vuol dire che avrà fatto qualcosa che non andava bene. Non è una punizione, eh? È solo un momento di riflessione. Anche nelle squadre di calcio c'è chi sta in panchina. Vuol dire che non era forte abbastanza. Sei con la squadra, ma stai un attimo a guardare, così per riflettere. Numero uno, siamo qua per divertirci, eh? Se non ti diverti, cioè se a un certo punto non ti diverti più e svanisce un po' la tua passione, e quindi ci vuole un sogno, eh? Quindi per allenare, continuare ad allenarsi, oltre al divertimento che può magari scemare, cosa vuol dire? Che non è che è scemo, no? Che diminuisce, ci vuole anche un sogno, magari ognuno di voi avrà un sogno e vuole fare qualcosa. Quindi lo sport è autostima. Cosa vuol dire autostima? Vuol dire io sono capace a fare certe cose, eh? Imparo a fare certe cose, quindi mi sento bene. Parolone nuovo, un'altra parola nuova, empatia. Che cosa vuol dire empatia? Per esempio vai all'asilo, piange un bambino, piangono tutti, eh? Anche qua, cosa succede? Aspetta, un'emozione, magari uno è felice di fare uno sport e siete tutti felici. Quindi empatia, ripetere questa parola, empatia. Empatia! Poi mi arrabbio con lui, vieni qua. Ti ho detto che mi arrabbiavo con te, vieni. Non è possibile. Sono 3 anni che nuoti da schifo, fai sempre lo stesso errore. Lo vogliamo cambiare. Perché mi arrabbio con lui? Perché se hai imparato a nuotare male, poi correggere è difficilissimo. Vai a posto. Cioè, correggere un movimento sbagliato poi diventa difficile. Sono 3 anni che mi muovo le gambe a serpente, non riesco a sbagliare questa nuotata. Ci dobbiamo lavorare sopra, non ti preoccupare, ci ho strigliato ma tutto bene. Quindi, se inizio a correre male così, poi corro sempre male così, Quindi, dobbiamo fare gli esercizi bene, non è il parroco, non è gli esercizi alla viva il parroco. Dobbiamo farli concentrati, con il massimo impegno, sia per i grandi che per i piccoli. Capito? Thomas? Capito? Col massimo impegno. E gli esercizi di nuoto, che cosa? Allora, obiettivi finali, ho finito il discorso. Gli esercizi di nuoto, cosa voglio curare? La spinta fino in fondo per chi è capace. Non uscire dall'acqua qui. Spinta fino in fondo per chi è capace di nuotare. È l'obiettivo primario degli allenamenti per voi che avete mancato delle nuotate. Per la corsa, mi serve un Paolino, vieni. Vieni, voglio veloce! No! Dai, ma vieni, dai, che non ti ha spiegato una volta, va? Allora, la corsa! Che cosa dobbiamo imparare con Elisa qui, la nostra campionessa olimpica? Quattro fasi. Prima fase, il piede spinge fino sulla punta. Fino sulla punta del piede spinge. Seconda fase, richiamo del piede verso il sedere. Terza fase, avanzo col ginocchio. Quarta fase, appoggio. Quindi spingo, richiamo, avanzo e appoggio,
questo movimento circolare, quindi vai a posto. Tutti gli esercizi di tecnica li facciamo per imparare a correre. E quindi con Elisa farete degli esercizi, lavoriamo sulla corsa fluida, eh? Quindi dobbiamo correre in maniera fluida ma veloce, non lentamente, appoggio veloce, eh. Ok, e come partiamo oggi? Non lo so, adesso decidiamo. Io voglio fare vicino. Facciamo un po' di potenziamento tutti assieme e poi partiamo. Va bene. Sì, adesso ci dividiamo un attimo gruppi. Come ci dividiamo gruppi? Eh?